1400 metri, siamo a Campostella. Campostella è distante da Leonessa 4-5 km, da Rieti siamo 40 minuti di macchina, Terni 40-45 minuti di macchina, abbiamo circa 14 km di piste, è bellissima e poi è soprattutto alla portata di tutti, dei bambini, sciatore bravo, perché abbiamo più alternative, tra piste facili alle nere e poi abbiamo la pista più lunga del centro Italia, 5 km, quando è nevato fino a valle c'è una pista molto ma molto bella che ci riporta alla partenza di questa quadriposto. Troviamo a 1450 metri e questo impianto ci porta fino a 1700 metri. Da qua da sopra poi partono diverse piste, piste nere, piste azzurre e piste rosse. Come vedete le piste sono larghe, ben battute e diciamo per tutti i livelli dei sciatori. Oggi abbiamo parecchia gente, abbiamo i sciclub che stanno facendo allenamento a Leonessa, abbiamo riservato una pista proprio per gli allenamenti. L'unica cosa che ci dispiace è che gli allenamenti vengono soltanto i sciclub dell'Umbria, i sciclub del Lazio vanno in Abruzzo invece di portare economia alle piste di sci di Campostella, Terminillo, Selva Rotonda eccetera, anche perché Campostella oggi è una bella stazione, una stazione rinnovata, funziona tutto, abbiamo due impianti nuovi, cioè abbiamo circa 14 km di piste, come dicevo di tutti i livelli e poi quando è nevato fino a valle c'è una pista, la pista più lunga del centro Italia che è lunga 5 km, molto 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 bella. Come Comune di Leonessa stiamo facendo una politica, la politica del prezzo e della famiglia. Da noi il bambino fino a 10 anni scia tutto il giorno a 5 euro, l'adulto 20 euro, e giorni festivo e prefestivo, il feriale giornaliero è 15 euro, il bambino sempre 5 euro, il nolo completo bambino 10 euro, adulto 15 euro. Su Campostella e Montediglia ci ha creduto tantissimo, ci ha investito tantissimo e adesso cominciamo ad avere i risultati, anche perché noi siamo aperti tutta la settimana e già le settimane scorse ci sono state famiglie che hanno la casa Leonessa, hanno fatto la settimana bianca a Campostella. Questo per noi è importantissimo, è un segnale importantissimo. Poi adesso, dopo il terremoto, che cominciamo a lavorare anche d'inverno, è importantissimo, perché vendere un caffè in più, una pizza in più in questi periodi è fondamentale. E questo grazie a Campostella. Giornata in una stazione che è un gioiello dell'Appennino, che è sicuramente poco conosciuta ma che potrebbe sicuramente avere uno sviluppo maggiore, condizioni bellissime, impianti nuovi, personale all'altezza, molto professionale, molto disponibili nel dare le piste per consentire ai club di fare allenamento, quindi una bella sorpresa. Dieci anni fa c'era uno ski lift che usavano soltanto i sciatori esperti, perché c'è un tratto di impianto che ti sollevava, perciò il principiante su questa zona era impossibile che veniva a sciare, e con questo, sostituendolo con la seggiovia, abbiamo spostato il campo scuola da questa zona, perché le piste sono molto più facili rispetto alle altre. Adesso abbiamo una stazione bellissima, tutta nuova e tutta funzionante, dal battipista a impianti. 4 anni fa abbiamo sostituito
l'impianto di arroccamento dove c'era una monoposto, adesso c'è una quadriposto, adesso porta 900-950 persone l'ora sopra, però è predisposta per 2200 persone l'ora. Quella già è progettata per il collegamento col Terminillo, perché dalla base di Campostella la quadriposto è un impianto d'arroccamento per il collegamento con il resto degli impianti. Se riusciamo a fare quel collegamento con Terminillo, sia Leonessa, sia Terminillo, sia la provincia di Rieti lavora da novembre a maggio con la neve, perché là fino a maggio si scia, e in Italia, in centro Italia, e non solo in centro Italia, una zona come questa non c'è. Andiamo da Terni, tre quarti d'ora, molto comodo, viste ottime, la neve l'ha fatta ieri quindi non ne parliamo, e verremo su anche domani. Gli impianti sono aperti tutta la settimana e i prezzi sono molto competitivi, noi ci troviamo benissimo, sono tantissimi anni che veniamo e diciamo è la stazione sciistica di casa. C'ho solo 15-16 persone oggi che lavorano su impianti, 15-16 persone. Non è poco per un paese come Leonessa, impegnati 4-5 mesi, perché noi abbiamo aperto il 30 di novembre e saremo aperti tutti i giorni fino a quando c'è neve. Contiamo di stare aperti anche dopo Pasqua. Abbiamo un patrimonio, perché non usarlo, non sfruttarlo? Perché? Chiaro, avendo rispetto del territorio, e questo dobbiamo dare la possibilità a tutti. E noi con i prezzi del biglietto di Campostella adesso diamo la possibilità a tutte le famiglie, a tutti i bambini di venire a sciare a Campostella, e chi viene qua torna a casa contento e ci torna e ci porta altre persone. Campostella è un grosso successo, tanto impegno, finalmente è stato premiato. Avete visto quanta gente, il servizio è ottimo, fortunatamente la neve c'è, è una bellissima giornata e oggi è l'esempio di come dovrebbe essere sempre. Qui partono tutte le piste, diciamo, da questa altezza qua. C'è la possibilità di piste un pochettino più facili, azzurre per principianti e medie difficoltà, piste nere per sciatori più esperti, è possibile fare allenamento, i club, queste cose, c'è qualsiasi tipo di possibilità di sci e snowboard, senza nessun problema per tutti. Questa è una stazione che funziona molto con le famiglie, sarà anche per i prezzi concorrenziali, per le piste che sono, diciamo, a portata di tutti, diciamo che è una stazione a misura di famiglia sicuramente. Ci vengo quasi tutte le domeniche da Roma, è stata una scoperta recentissima perché prima di quest'anno non sapevo che esistesse questo impianto e sicuramente lo consiglierei a tutti perché ha delle piste che sono accessibili anche a chi come me non è uno sciatore esperto e le piste sono tenute molto bene, la neve è bellissima, poi quest'anno siamo stati particolarmente fortunati con le condizioni meteorologiche e per cui sì, Campostella sì. Qui siamo, lo vedete dove siamo? Siamo su una zona bellissima e non sono le Dolomiti, ma bensì è Campostella. Qui siamo alla parte opposta del Terminillo. Qui dietro quelle rocce c'è Terminillo e sulla destra c'è Rieti. Questa è Campostella e la zona della Rubbia. Noi adesso siamo alla fine di una pista bellissima, la Rubbio,
omologata per le gare, e oggi c'è in corso allenamento di alcuni sciclub, tra cui lo sciclub di Spoleto. Sono venuti anche delle Marche, stiamo facendo anche con loro un buon lavoro, perché prima cosa troviamo tutti i sciclub di persone serie, disponibili, e noi ci mettiamo anche noi a disposizione, e compatibili con le presenze giornaliere di Capostella. In base a quello decidiamo quale pista mettergli a disposizione, e a volte mettiamo per intera giornata pista a disposizione, perché è un'altra cosa dove il comune di Lionessa crede. Si sente un po' a casa qui a Campostella, è questo quello che piace, non c'è la ressa, c'è la possibilità quindi di sciare, di avere anche una bella varietà di piste senza fare tanta fila, e soprattutto poi c'è la possibilità di ritrovarsi qui a mangiare come se si fosse in famiglia. Chiunque viene può trovare cortesia e dell'ottimo cibo. Oggi per esempio abbiamo preparato la gricia, le lasagne, i crostoni con salsiccia e mozzarella, di contorno i cavoletti ripassati in padella, salsicce e patate. I prodotti che usiamo sono tutti di Lionessa, le patate, le salsicce, tutto di Lionessa, tutto di origine controllata. Anni dove l'amministrazione comunale a capo il sindaco Paolo Trancassini ha creduto pienamente agli impianti di risalita. Impianti di risalita sia invernali che estivi. Il lavoro fatto dai ragazzi che sono oggi presenti sulle pedane, battono le piste, è un lavoro incredibile. Basta pensare soltanto che ieri sera a mezzanotte ancora qua nevicava. I ragazzi sono partiti ieri sera a mezzanotte col battipista e hanno terminato di battere le piste questa mattina alle 7:30. Abbiamo trovato delle piste perfette, questo non lo troviamo neanche in Alta Italia. Però per fare questo c'è bisogno di passione, tanta passione. Quello che siamo riusciti a trasmettere a questi ragazzi, a Vincenzo e Emanuele, sono i due ragazzi che si occupano soprattutto delle piste. Poi abbiamo Fausto, il capo servizio, una persona squisita e preparata, anche perché non facciamo solo il servizio delle piste quando c'è neve, c'è l'impianto di risalita, bisogno di manutenzione, e avendoci all'interno del gruppo persone, dei tecnici, anche questo ci permette di risparmiare dei soldini e arrivare alla giornata che c'è movimento, che ci sono presenze, di fare sempre bella figura. Lionessa è uguale montagna, ci piace sponsorizzarla così, e quindi quando chiuderà Campostella aprirà Montetiglia, ed è l'occasione buona per passare delle splendide giornate anche lì, senza neve ma sempre a contatto con la natura e con tanta voglia di fare lo sport. Quindi c'è il downhill, la pista, biciclette, quindi a go-go, passeggiate, trekking, parapendio, c'è di tutto.